Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se avete piacere, iscrivetevi anche al mio canale. Ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video. E appunto, se avete piacere di farlo, per me è importante perché così mi aiutate a crescere. Allora, questo video che ho voluto fare è un altro video tag, è un video tag che è stato, diciamo, ideato dal canale The Fashion Style. Io l'ho visto sul canale Chiamatemi Guerriera, mi è piaciuto tanto, l'ho trovato molto carino, molto divertente e ho pensato di farlo anch'io. Questo video tag si chiama Tutte pazze per la spesa. Qui ho sempre il mio bel foglio con tutte le domande. Allora, quanto ti piace fare la spesa da 1 a 10? Qua per me dipende, perché a volte diciamo 8, altre volte 5. Allora, diciamo che quando si tratta di fare la spesa così per... Così anche comprare qualche cosina nuova, qualche cosa di sfizioso, qualcosa che mi piace particolarmente, 8. Quando invece devi tornare perché ti manca per l'ennesima volta quella cosa, magari c'hai poco tempo, sei anche trafelata, 5. Quante volte alla settimana vai a fare la spesa? Dipende, 2 o 3 volte. Sì, vado abbastanza spesso a fare la spesa, sì. Quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quali di meno? Allora, i supermercati che a me piacciono di più sono i supermercati di media grandezza, piuttosto forniti, dove c'è un riassortimento abbastanza, veloce, dove comunque insomma non si trova quella tristezza dello scaffale vuoto. E sì, di media grandezza e quindi dove anche poi si possono trovare buoni prezzi e delle offerte. I supermercati che mi piacciono di meno sono i supermercati piccoli piccoli, fai fatica a trovare le cose, ci sono poche offerte e i prezzi molto spesso sono anche piuttosto alti. Non mi piacciono. Allora, fai la lista? Sì, io faccio una lista, ne faccio una, ne faccio due, cioè diciamo che mi applico proprio nel fare la lista della spesa. Faccio la lista di solito cartacea, no? Prendendo, scrivendo pian piano accuratamente tutte le voci. A volte faccio anche delle foto dei prodotti e vado così a fare la spesa. Vai da sola o con qualcuno? Ma io di solito vado da sola a farmi la spesa, però se effettivamente qualcuno mi accompagna in macchina con un bagagliaio bello capiente, sì, volentieri. Hai un giorno fisso? No, non ho un giorno fisso, posso andarci qualsiasi giorno della settimana, posso andarci durante il weekend, no, non ho... Fai le file a guardare i prodotti o vai direttamente a prendere le cose che ti servono? Allora, no, io faccio le file a guardare i prodotti perché comunque mi piace guardare se c'è qualcosa di nuovo, se c'è qualche offerta e tutto. Se proprio sono di corsa e trafelata, vado direttamente a prendere le cose che mi servono, però sono molte di più le volte in cui faccio... Non vado direttamente a prendere i prodotti che mi servono, ma mi guardo tutti i prodotti con calma, se c'è qualche novità, le etichette nutrizionali e quant'altro. Ti piace ricevere volantini per vedere le offerte? Allora, dai supermercati non mi piacciono i volantini, no, anzi, secondo me sono solo carta che si accumula nella cassetta della posta. Mi piace invece ricevere i volantini del Tigotà, proprio quelli sì, mi piace sfogliarli e tutto quanto. Anche perché poi bene o male nei supermercati
appunto proprio perché giro con calma e guardo di qua e guardo di là, poi le offerte le vedo comunque. Preferisci i grandi ipermercati o i negozietti al dettaglio? No, io sostanzialmente preferisco i grandi ipermercati. Perché comunque c'è scelta anche di cose un po' particolari. Passando gli anni, poi adesso la scelta è sempre più varia, più assortita. Il negozietto al dettaglio, anche perché a volte poi è molto caro, anche no. Ogni tanto, per carità, può capitare, ma raramente. Cosa ne pensi della possibilità di fare la spesa online? Sinceramente non mi attira, non, per carità. Sì, secondo me può essere un'alternativa comoda per chi ha grandi problemi di tempo, ma insomma, non è ancora il mio caso. Hai mai provato? No, non ho mai provato e non penso che comunque proverò. Stai attenta a raccogliere i coupon. Io sto attenta a raccogliere i coupon cartacei del Tigotà. Ed effettivamente sì, mi è piaciuto, li ho utilizzati varie volte, mi sono sempre trovata molto bene, quindi ci sto attenta. Compri molti prodotti bio. Io compro sì prodotti bio, li compro un po' ovunque, li compro al supermercato, li compro al discount, li compro al negozio biologico. Perché? Perché comunque anche poi quando sono nei negozi biologici sono molto rilassata, così magari allora vai a fare la consumazione al bistrò e pian piano ti fai il giretto, insomma è qualcosa che compro sempre, anche perché poi altra cosa non c'è, anche quando si arriva alla cassa nessuno che ha fretta, è tutto molto calmo, molto rilassante, quindi sì, anche forse soprattutto per questo motivo compro anche prodotti bio. Preferisci comprare cose di marca o tarocche? Allora, io qui la vedo come una domanda, diciamo che si riferisce più che altro al cibo, alle cose da mangiare. E compro sia cose di marca, ma anche se trovo qualche dupe interessante, anche perché lì, insomma, il prezzo può essere interessante, la qualità del prodotto non ne risente, compro anche volentieri cose tarocche. Quanti centri commerciali ci sono nella tua città? Allora, proprio nella mia città, cioè diciamo nelle vicinanze della mia città, insomma, ce ne sono, almeno che adesso che frequento io, perché poi potrebbero essercene anche degli altri, sono centri commerciali comunque piccolini, dove c'è l'ipermercato e qualche negozio, ecco, niente di grande, niente di neanche, insomma, quelli sono, però ce ne sono almeno quattro. Sì, che sono anche quelli che per un motivo o per l'altro io frequento abitualmente. Per, diciamo, invece andare nei centri commerciali più grandi, beh, sì, li ho comunque, diciamo, non nella mia città, insomma, indicativamente sono anche questi tre centri e sono a circa mezz'ora di distanza dalla mia città. Gli altri magari, insomma, sono, diciamo, tempo 10 minuti, un quarto d'ora, la metà del tempo. Allora, io ho, diciamo, per questo video si chiude qui. Io taggo, allora, taggo Francesco del canale Francesco K. Taggo il canale, spero di pronunciarlo correttamente, Rasumashka Beauty e taggo anche Barbara del canale Rosa Blu. Appunto, ovviamente sì, anche qui se vi fa piacere, sì, insomma, i video tag poi sono video in cui giustamente ci si deve sentire molto liberi. Io vi mando un bacio grande, ringrazio di cuore tutte le persone che guardano i miei video, che scrivono dei bei commenti, cioè veramente grazie, grazie, grazie. Non ho altre parole per esprimere quanto sia importante quello che, insomma, state facendo per me. Ci vediamo quindi al mio prossimo video.
Vi mando ancora un bacio grande e ciao a tutti!